Ma dunque, se la sinistra fosse stata veramente radicale, credo che non sarebbe finita così. Il problema è che molto spesso si scambia, cioè non siamo tutti d'accordo nemmeno sulle parole, per cui il radicalismo diventa un sinonimo di massimalismo, di estremismo, spesso verbale poi, spesso parlato. Io non riconosco più le posizioni di Giampaolo Panza, ma devo dire che quando chiama Bertinotti il parolaio rosso, proprio alla definizione migliore che si possa immaginare, cioè alla fine poi tutto sto radicalismo finisce dove? Finisce nel salotto di Porta a Porta o all'altra volta. Ma proprio una cosa, quando ci si domanda, dice, ma perché gli operai di Sesto San Giovanni votano per la Lega? E perché tu stai ad Hard Rock Café e a Porta a Porta, e a Via Veneto gli operai di Sesto San Giovanni ne passano raramente. Ad Hard Rock Café credo che l'ultimo operaio fosse, non so, avesse sbagliato strada. Quindi la sinistra è un po' meno, una brutta storia, perché comunque rappresentava molta gente che non si riconosce nel cosiddetto riformismo e che oggi non avrà più uno scopo parlamentare e quindi rimarrà concentrata sul fronte extraparlamentare. Presiedere un governo appoggiato anche dall'opposizione, in modo che non ci sia proprio nessuno che lo metta, proprio per la ragione che la crisi sarà dura e non c'è tempo per i gatti e per regalare i soldi alla solita maniera. C'è poco di creativo ormai da inventare anche da parte di Tremonti, ormai si sono venduti tutto, non c'è più niente da vendere, da cartolarizzare. Dopodiché è sempre un problema di saper parlare con la propria gente. Come molti della sinistra arcobaleno sono rimasti a casa, sono andati a votare PD o a votare Di Pietro, a votare addirittura per la Lega, la prossima volta potrebbero tornare se al posto dei parolai e dei verdeitari ci fosse qualcuno che dà un minimo di affidamento e di credibilità. Io non so se succederà. Io per esempio mi domando per quale motivo non abbiano preso Claudio Fava e non l'abbiano messo alla guida della sinistra arcobaleno, una figura splendida, figlio di un giornalista ammazzato dalla mafia, uno che è stato eletto il migliore europarlamentare dell'anno, lo scorso anno, per aver fatto un'inchiesta sulle rendition, cioè sui voli della CIA e sui rapimenti, tipo quello di Aboma. Quindi una persona di grande competenza, affascinante, bel ragazzo, giovane soprattutto se lo vuole, dipende molto dalle persone che si prendono e dalle persone che si mettono in prima fila. Certamente la vista di Pecoraro Scanio, Bertinotti, quell'altro, bravissima persona anche di livello, ma c'è uno che ancora si trastulla con la mummia di Lenin. Forse saranno 200 o 300 quelle che ho preso in 24 anni di attività giornalistica, ma quelle che sono pendenti in questo momento saranno una trentina, cose di questo genere. Per fortuna, a parte un paio, tutte vinte. Il risanamento lo fa la sinistra e poi consegna i conti alla destra che li risfascia, e sì, questa è una cosa che succede ormai da diverso tempo. Non credo che risanare i conti dello Stato sia una politica di destra comunque. Io credo che sia una politica giusta e onesta quella di tenere in ordine i conti, perché la procedura di infrazione che l'Europa aveva aperto contro di noi grazie allo sforamento dei parametri da parte del governo Berlusconi avrebbe implicato feroci multe e feroci sanzioni, esattamente quelle che rischiamo di percarci tra un anno se non avranno cancellato la Gasparri. Pagheremo noi una tassa Berlusconi
perché si sono fatte leggi a favore di Berlusconi. Quindi io penso che onore al merito a questo governo, io l'ho criticato per mille ragioni, ma l'unica cosa su cui non posso dire niente è che la politica economico-finanziaria di Padoa-Schioppa proprio visco. Padoa-Schioppa dovrebbe avere un monumento nelle piazze, invece è considerato un losco figuro perché è stato criminalizzato proprio dall'informazione berlusconiana, in quanto hanno capito che era migliore, e quindi invece di dedicarsi alla stella, che vuol dire non c'era neanche a farsi, ma era prima difeso dall'informazione berlusconiana, e il fatto che lo veniva lui sì demonizzato. Chi sarà il ministro della giustizia? Non lo so, penso che non sarà la Giulia Bongiorno, perché Berlusconi alla giustizia ha bisogno di uno che gli depenalizza qualunque reato venga fuori a suo carico, senza problemi, senza esitazioni. Allora lui ha bisogno di un famiglio, ha bisogno di uno proprio della stretta cerchia. La Bongiorno è un altro giro, la Bongiorno è un avvocato, con tutti i hobby, giovane, ci tiene anche a una certa immagine, deve fare carriera e quindi non si può prestare a robe che farebbe un Castelli o un Elio Vito, ecco, forse metteranno questo Elio Vito che dà abbastanza garanzia, perché non vive di luce propria, insomma, vive di luce riflessa, è una specie di piccolo automa di macchinina che viene caricata la mattina e poi si mette a sparchiare comunista. Peggio di Mastella sarà difficile, ma secondo me ce la fanno. Che cosa ne sarà di Santoro e di tutti i programmi, ecco, io tutti questi programmi a chiudere, ripeto, tra questi un paio, vedo Anno Zero e vedo Report è meno a rischio perché non affronta di petto le questioni politiche eccetera, ma affronta diciamo le questioni dal punto di vista del consumatore anziché dell'elettore, quindi è considerata, dato che la censura soprattutto in Italia è anche molto ottusa, spesso non capiscono il danno che subiscono da certe inchieste, quindi è molto probabile che si dedicheranno innanzitutto ad Anno Zero, dopodiché credo che avranno chiuso, insomma Biagi non c'è più, quindi non, il lavoro sarà molto meno duro dell'altra volta. Che cosa fare perché non avvenga? Francamente non lo so, insomma, se dovesse succedere, spero di no, qualche manifestazione potrebbe aiutare. Se invece passasse il referendum per abrogare la Gasparri, beh, i partiti non avrebbero più controllo sulla televisione, quindi non spetterebbe al governo decidere chi fa il giornalista e chi no, spetterebbe a degli esperti, che penso che tra un Santoro e Anna La Rosa o tra un Santoro e un Vespa non avrebbero più. Violante l'ineleggibilità, ma fermo restando che ormai è impensabile riesumare una legge che è stata ignorata per 4 legislature nella quinta, e cioè la legge del 57 sull'ineleggibilità dei concessionari pubblici, beh, effettivamente prima la destra, poi la sinistra, poi di nuovo la destra, poi di nuovo la sinistra, adesso di nuovo la destra, hanno calpestato quella legge che è tuttora in vigore, anche se non viene rispettata, per il capo del governo, perché poi il primario di Rimini ha dovuto decadere da sindaco di Rimini in base a quella legge. Il presidente di circoscrizione che faceva anche il portiere in uno stabile comunale è caduto da presidente della circoscrizione, quindi per i cittadini comuni quella legge vale, non vale per Berlusconi. Violante disse anche che avevano garantito per Berlusconi di non toccargli le televisioni fin dal 1994, devo dire che sono stati guardati.